E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Avete pensato di fare video su YouTube, però non sapete come registrare il vostro schermo del vostro PC. Adesso quindi vi spiego un po' come scaricare, installare e settare giustamente OBS, che è il programma per registrare lo schermo e anche la webcam. Quindi adesso andiamo al computer. Allora, andiamo su Google e scriviamo OBS Studio Download. Ed eccolo qui. Clicchiamo. Andiamo sul primo sito che ci appare, quindi Open Broadcaster Software Download, oppure ve lo lascio qui sotto in descrizione. Io già l'avevo scaricato prima e quindi andiamo a installarla. Quindi clicchiamo, quindi poi Next. Ok, perché sto registrando con OBS. Facciamo una cosa, fermiamo la registrazione da qui. Ok, fermata la registrazione da qui. Chiudiamo OBS. Ok, di nuovo andiamo su Next, Agree. Adesso vedete dove installare OBS. Lo installate dove volete, premete Next e poi si installa. Ok, quindi ritorniamo su OBS. Quindi andiamo sulle impostazioni di OBS. Abbiamo come generale, utilizziamo la lingua italiana, poi tema default e qui non tocchiamo nulla. Ok, perfetto. Quello che interessa a noi è audio. Output. Allora, come output andiamo a trasmissione, non ci interessa perché serve per fare live. Registrazione, quindi mettiamo formato contenitore MP4. Quindi questa fase di qui, questo bitrate video, più alto è, più qualità è maggiore, però bisogna avere un computer molto prestante, se no inizia a laggare tutto. Quindi io l'avevo impostato con la 1070 a 40.000. Poi vedete voi, fate delle prove, vedete come quando lag e quando non lagga. Encoder video H264 NVENC. Cioè questo di qua utilizza la scheda video per registrare. Poi abbiamo bitrate audio, mettiamo 320, traccia audio 1, encoder audio AAC. Poi andiamo sulla parte audio e poi mettiamo radio di campionamento 48 Hz, canali stereo. Poi video, non ci interessa, scorciatoie, io per esempio ho utilizzato per avviare la registrazione F9 e per fermare la registrazione F10. Quindi ragazzi, questo di qui era un brevissimo video dove vi mostro come scaricare e installare OBS, come settarlo per avere una qualità decente. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video e ciao ciao!